Sergio, quindi voglio ringraziare Alfonso Musci, anche l'editore, per avermi coinvolto in questo incontro. Io voglio partire per introdurre il libro da alcuni elementi formali, legati cioè al modo in cui l'autore mette sul tavolo un intreccio fittissimo di temi, di materiali, di riferimenti tratti dai più vari campi del sapere, con grande generosità, voglio usare subito questa parola che mi è molto cara, con grande chiarezza di sguardo e anche con bella scrittura, muovendosi tra economia, letteratura, biologia, sociologia, ecologia, filologia, filosofia, metodologia storiografica, ambito sul quale mi sento molto sollecitata perché di mestiere faccio la storica. E da questo punto di vista mi sembra che il libro formuli subito, indirettamente, una domanda piuttosto decisiva su quali siano i confini degli interessi della politica, cioè di quali campi del sapere noi possiamo permetterci di, in quali campi del sapere possiamo permetterci di non affondare le mani per costruire una riflessione politica e un alfabeto politico. E di questo materiale così ricco cercherò di isolare alcuni nodi, ma prima di addentrarmi nei temi del libro vorrei spendere qualche parola sulla forma, come dicevo. Come sappiamo, chi legge un libro non legge mai un libro solo, ma tanti libri contemporaneamente. Questo è particolarmente vero nel caso di questo alfabeto politico, in cui la forma del lemmario, dell'alfabeto, si intreccia con un'altra forma, anch'essa costituita da un insieme di voci, che è la forma della bibliografia, cioè un percorso tra libri, insieme molto ricco e rigorosamente selettivo. Una bibliografia che ha la caratteristica di non essere relegata a piedi pagina o alla fine di un volume, ma di essere proprio impastata, compenetrata allo svolgimento del pensiero e della scrittura, tanto che una delle angolazioni da cui si può descrivere, leggere questo libro, può essere descritto in molti modi, è una piccola storia della globalizzazione, è un piccolo trattato sul buon uso dell'immaginazione, insomma, lo possiamo leggere da tante angolazioni, ma quella su cui mi voglio soffermare è quella di una bibliografia ragionata del tempo presente, un tentativo di pensare attraverso i libri per dare profondità e spessore alle nostre esperienze e quindi anche per guadagnare una distanza che ci permetta di attivare quella che Musci chiama una prospettiva rovesciata, cioè di mettere in questione i presupposti che spesso anche in modo inconsapevole filtrano la nostra le nostre percezioni, orientano i nostri comportamenti, anche i nostri comportamenti mentali, e tentare quindi di orientare la lente analitica verso i nostri punti ciechi, individuali e collettivi. E sempre sul piano formale voglio dire anche una parola sui modelli a cui il libro rimanda, e cioè su degli interlocutori che sono evidentemente non solo interlocutori sul piano tematico, aiutano l'autore a individuare degli snodi cruciali per pensare la dialettica tra catastrofe e resistenza, catastrofe e speranza, ma sono modelli anche a cui Musci guarda sul piano letterario, mi pare, che presuppongono, presupponendo quindi una profonda riflessione sul potenziale anche cognitivo e euristico dell'uso di alcuni modelli di scrittura. Penso al registro diaristico che ha questo libro, una cosa molto particolare, insolita, il modello della nota filologica, dell'appunto, il montaggio di citazioni, che rimandano evidentemente a grandissimi modelli, il quaderno gramsciano, la tecnica del montaggio di citazioni, la tesi benjaminiana, il Selbstdenken e la scrittura ibrida di Canetti. Voglio dire subito, apro una minuscola parentesi per dire che c'è un altro libro di Musci che io purtroppo ancora non ho letto, ma lo farò subito, è intitolato Il pescatore nei secoli, dedicato a Elias Canetti, che Il pescatore dei secoli è una bellissima immagine a Canetti, è dedicato un piccolo alfabeto canettiano all'interno dell'alfabeto politico stesso, e questa immagine del pescatore nei secoli ricorre anche ritorna anche nel libro e pone un tema che a cui sono particolarmente sensibile appunto in quanto storica, che è quello della metodologia storica e della violenza simbolica che il presente può esercitare nei confronti del passato. E, una violenza in termini di oblio, di sovrascrittura, di ventriloquismo, di anacronismo,
di distorsione, anche di specismo. È una parola che Mushi non usa, ma si sofferma molto a pensare alla relazione interspecie tra uomini e animali, tra esseri umani e animali, anche attraverso il filtro di bellissime pagine di Canetti. Ecco, sono tutte queste questioni decisive per chi pratica il mestiere storiografico. Hanno a che fare con la responsabilità etica del ricercatore, della ricercatrice, e sono questioni che nel loro essere politiche, obliquamente politico, in dialogo con la politica, mi hanno sollecitato moltissimo, e di questo ringrazio veramente l'autore di avermi offerto degli spunti così ricchi. E vengo ora ai nodi su cui mi volevo soffermare rapidamente. Con il suo alfabeto Mushi ci propone un costante esercizio nel corso della lettura del libro, è tutto sommato piccolino ma veramente molto denso, un esercizio di equilibrio tra un potenziale liberatorio e un potenziale ripiegamento mistificante, consolatorio, che emerge dalla sequenza dei lemmi. In una delle voci, una delle prime voci, Ecche Odissea, incontriamo il tema dell'ottimismo, per esempio del panglossismo, in una sentenza di Adorno molto nota sul terremoto di Lisbona che guarì Voltaire, dice Adorno, dalla Teodicea di Leibniz. Ecco, un filo che percorre l'alfabeto è proprio quello di una filosofia della catastrofe che sappia guardare negli occhi la catastrofe, formulare una sorta di ottimismo obliquo. Mi è venuta in mente questa definizione alla fine, leggendo le pagine dell'ultima sezione, che raccoglie delle riflessioni su Dostoevskij, su Bonhoeffer, e anche per esempio, una bellissima leggenda, chiude su una leggenda che viene dalla terza islamica dedicata alla nascita dei pacchi da seta dallo spurgo delle piaghe di Ayyub, cioè una versione di Giobbe, l'uomo che passa attraverso la catastrofe. Ecco, ma intrecciato alle riflessioni teoriche, alle incursioni nel passato più o meno prossimo, ci sono delle pagine su Machiavelli, su Botero, sull'inizio della storia della globalizzazione che arriva fino a noi, o delle pagine sulla storia del PC, il libro snoda anche un dialogo intenso con l'attualità. E cioè la macro questione che Mushi aggredisce da tante angolazioni è quello dell'essere incalzate delle società contemporanee a livello globale dalla necessità di fare i conti con quella che rischia di essere un'impasse decisiva deleteria per Homo sapiens sapiens, e cioè dell'avere alle spalle delle macerie in termini di storia politica e di organizzazione politica, con ricadute importanti in termini di analfabetismo politico. Prendendo, scusate, a prestito dal lessico De Martignano, De Martino, un altro interlocutore importante di Mushi, dall'avere alle spalle, potremmo dire, dal punto di vista politico, una crisi di presenza, il prodotto di rilascio di un orizzonte politico che è tramontato, tanto che sotto questa prospettiva delle generazioni non troppo lontane da noi ci appaiono, quel mondo ci appare lontanissimo. E se una crisi di presenza data dal dissolversi di un orizzonte rischia di essere paralizzante, altrettanto deleteri sono i meccanismi di rimozione e di occultamento di questa crisi e dei suoi effetti a lungo raggio. Mussi parla di bias che rendono, per usare una sua espressione molto bella, controintuitiva la realtà effettuale, che richiedono cioè ogni volta un surplus di lavoro cognitivo, di lavoro critico per scavalcare l'illusione ottica, il pregiudizio mentale, la trappola logica. Quindi la domanda che il libro pone è, da questo punto di vista, è quanto pesa l'analfabetismo politico su tanti di questi meccanismi di occultamento, questi meccanismi anche cognitivi che filtrano il nostro rapporto con la realtà, e sul ruolo che nelle giocano pregiudizi cognitivi e meccanismi di occultamento. Ecco, quasi finito. Volevo solo dire che questo discorso, che sembra molto astratto, in realtà nel libro si misura con questioni estremamente concrete. Ne cito qualcuna, una che mi è parsa particolarmente interessante anche alla luce di notizie recentissime di questi giorni, è quella che
rubricherei come rapporto tra materiale e virtuale, materico e virtuale, di come il digitale, ad esempio il discorso pubblico sul digitale, tende a occultare le ricadute, ma intanto l'esistenza di una realtà materiale dietro al digitale, e poi le sue ricadute, i suoi costi ambientali, in termini soprattutto di approvvigionamento energetico. C'è un breve passaggio sulla crisi energetica del Kazakistan dovuta all'insediamento di compagnie internazionali sulle criptovalute, sappiamo benissimo che cosa sta passando questo settore in questi giorni. Oppure un altro livello di occultamento, la rimozione sistematica dei rischi sanitari dall'orizzonte del nostro sguardo, anche qui sappiamo benissimo che la pandemia con cui abbiamo fatto i conti in questi anni può essere letta nella chiave di una rimozione di un rischio assolutamente figurabile, quindi come di un deficit di immaginazione. E oppure la rimozione, un tema enorme, della violenza perpetrata a danno degli animali, che raggiunge i suoi apici nella produzione industriale della carne, che anche qui ha ricadute a livello di impatto ambientale enorme, oltre agli elementi etici su cui si sofferma Mosci. E questo per accennare in modo molto cursorio agli elementi critici, ma devo chiudere dicendo che c'è anche un polo espansivo, immaginativo nella riflessione di Mosci. Ad esempio, un filo che attraversa tutto il testo ha una dialettica tra una dimensione di, che lui chiama, di utopia pura, quindi un'utopia illusoria, un'utopia a sua volta come bias, direi, come una dimensione di consolatoria, mendace, di incanto intellettuale. Dall'altra parte, per esempio, le viene contrapposta un esercizio ucronico, l'ucronia come filologia eversiva, che fa appello alle capacità immaginative e anche rispetto al passato, ad esempio, naturalmente tenendosi a distanza dal puro falso. E però queste pagine mi hanno fatto venire in mente, ad esempio, delle pagine bellissime di Bloch sulla funzione, la facoltà immaginativa dello storico di Mark Bloch, non Ernst Bloch, che è anche presente nel libro, ma queste pagine non a caso sono molto presente a un autore con cui Mosci dialoga direttamente, che è Carlo Ginzburg, con cui dialoga sul tema proprio dell'esperimento mentale, che fa parte della strumentazione dello storico, è necessario all'avanzamento della conoscenza e non può prescindere dall'uso della capacità immaginativa, ovviamente entro i limiti della deontologia dello storico, che deve tracciare il confine tra il fittizio funzionale e il falso, il puro falso. Ecco, quello che mi è sembrato di intravedere, veramente chiudo in queste pagine, è anche una latente apologia della storia, sempre per citare Mark Bloch, di cui a mio avviso continuiamo ad avere un grandissimo bisogno a fronte dell'assottigliarsi della percezione della profondità storica nelle società contemporanee. Parlo di un'apologia laddove proprio sulla storiografia, sulla filologia, Mosci, in modo anche abbastanza inattuale ma radicale, mette in luce gli aspetti immaginativi. E perché è così importante questo esercizio dell'immaginazione? Perché immaginare il futuro significa pensare oltre il rischio senza rimuovere il rischio. Il rischio anche nella sua dimensione più estrema, quindi il rischio ad esempio che Homo sapiens sapiens potrebbe non abitare più il mondo. Ed è chiaro che qui il tema è politico, nel senso che nel senso di una domanda su un orizzonte collettivo di azione politica che sia in grado di incidere e orientare le scelte economiche, agire nei campi in cui si dà un conflitto tra le politiche economiche e la loro ricaduta in termini di impatto sociale, ambientale, sulla salute, sui comportamenti sociali, sui modelli di consumo. E quindi chiudo con una brevissima citazione di Carlo Ginzburg, una citazione orale, non penso l'abbia mai scritto, e invito a leggere, che per me è una chiave di lettura del libro, partire magari da lì, una bellissima pagina di Canetti su Babel, il verbo apprendere, che è un po' un controcanto di questa sentenza di Ginzburg. Ginzburg una volta ha detto: Homo sapiens sapiens non è la specie che sa, è la specie che sa imparare. Ecco, questa definizione mi è tornata in mente ragionando sulla dialettica tra alfabeto e analfabetismo politico, tra catastrofe e speranza, e credo che alla capacità di apprendimento, che presuppone capacità immaginative e legate a quella dignità dell'imparare, una bellissima espressione che usa Canetti,
È a questa caratteristica della specie che, messo davanti all'idea controintuitiva per la specie, della propria stessa estinzione, a questa sua caratteristica specifica che Homo sapiens sapiens dovrà fare appello per apprendere un nuovo modo di abitare nel mondo. Finito. Allora, io intanto volevo ringraziare Alfonso di questo invito, ma soprattutto di aver scritto questo libro, perché secondo me l'attualità anche che stiamo affrontando ci riporta un po' al tema delle parole. Lo abbiamo visto adesso con i cambiamenti dei nomi dei ministeri, dal merito alla sovranità alimentare, ma lo vediamo costantemente anche nel dibattito comune, nel dibattito pubblico che affrontiamo ogni giorno nella nostra quotidianità, anche al di fuori magari del mondo della politica, ma nella nostra vita quotidiana. C'è un ritorno a una distorsione del discorso, una distorsione del ragionamento, una distorsione delle parole. Questa distorsione si vede ovunque, anche parlando col vicino di casa o incontrando una signora a fare la spesa e confrontandosi con lei. Cioè, c'è una distorsione quotidiana del vero e profondo significato delle parole. Quindi secondo me l'opera di Alfonso, il lavoro di Alfonso su questo libro è molto importante, perché riconduce non soltanto a un significato della parola, ma a un senso logico dell'utilizzo della parola all'interno di un discorso, all'interno anche di un ragionamento logico, anche personale. Quindi lo ringrazio veramente di questo importante libro che ha scritto, che secondo me, per chi si approccia o per chi prova a fare politica anche in questi tempi un po' così, un po' ballerini, un po' incerti, è fondamentale, perché è un sillabario molto importante che permette di ricondurre uno studio personale, individuale, che si può tramutare attraverso un ragionamento logico a un discorso collettivo, a un discorso comune, alla costruzione di un discorso comune che può far sentire tutti quanti partecipi, tutti quanti vivi all'interno di quel discorso. Io penso che se guardiamo all'attualità questo forse probabilmente manca, perché un po' noi abbiamo perso il senso di molte parole, abbiamo perso il senso di molti significati, e a volte utilizziamo delle parole senza sapere poi come queste parole si possono tradurre nella praticità della vita quotidiana. E questo fa sì che ci sia, no? Noi viviamo nell'epoca della smaterializzazione, questo fa sì che ci sia anche una smaterializzazione delle parole, ma smaterializzazione delle parole intesa nel senso che le parole vanno a perdere di praticità, vanno a perdere di fisicità nell'interno di un, appunto, del quotidiano delle persone. Un tempo penso che se noi parlavamo di salario, parlavamo di lavoro, potevamo parlare anche di analfabetismo, come per esempio si parla molto in alcuni ritorni in questo libro, tra cui sicuramente Bongiardini e altri, ma se noi parlavamo di analfabetismo c'era una praticità, cioè c'era una fisicità nell'analfabetismo, cioè noi sapevamo che una grande parte del paese 30-40 anni fa si trovava in condizioni di difficoltà, non soltanto in termini di accesso al mondo dell'istruzione, ma sapevamo che si trovava anche in condizioni di difficoltà per quanto riguarda la formazione e l'accesso al mondo della formazione più in generale. Oggi, se noi parliamo di analfabetismo, ci dividiamo in 4.000 diverse forme di analfabetismo: analfabetismo funzionale, analfabetismo politico. E questo rende difficile trovare delle parole d'ordine che possono ricondurre a una fisicità delle cose, che permette alle persone di riconoscersi immediatamente all'interno del discorso, che impedisce alle persone di trovare una partecipazione all'interno di un ragionamento. E quindi anche i ragionamenti più importanti, anche quelli più belli, anche quelli che dovrebbero riguardare la collettività, rischiano infine per andare a finire soltanto nella testa o nel cuore di poche persone, di un gruppo piccolissimo di persone che si capisce, che parla, che si confronta, ma che rimane numericamente stretto e che quindi non è utile, non è funzionale invece al funzionamento stesso della democrazia, al funzionamento stesso della partecipazione alla vita pubblica, alla vita politica del paese. E questo penso che lo vediamo nella crisi, l'ha certificato l'Istat un paio di settimane fa nel rapporto annuale, dove c'è un calo costante della partecipazione non soltanto ai partiti, non soltanto ai sindacati, ma anche alle associazioni, anche a quel civismo territoriale, anche a quelle associazioni che magari si occupano di temi pratici, di temi fisici all'interno dei territori. C'è un calo di partecipazione soprattutto per quanto riguarda
la mia generazione e la nostra generazione. Il lavoro che quindi permette di fare l'utilizzo di questo libro è un lavoro di ricostruzione, secondo me, un lavoro di ricostruzione della formula, non soltanto della logica, non soltanto del pensiero, non soltanto dell'analisi delle parole o del discorso filosofico, ma è un lavoro di ricostruzione anche più pratico, anche più quotidiano, che ricade appunto nel ritrovare la fisicità di alcune parole e di far sì che quelle parole in cui noi ritroviamo una fisicità quotidiana nella vita diventino le nostre parole d'ordine per ricostruire un discorso comune che, come diceva la dottoressa Preziosi, è un discorso che poi deve riportare a un'azione politica, che è il fondo poi della domanda, a un'azione politica che però non può essere di un gruppo ristretto, ma deve essere di un collettivo largo, perché i grandi movimenti, ce l'hanno sempre insegnata la storia, i grandi movimenti e le grandi trasformazioni vengono attuate sulla base di un collettivo largo, sulla base di una forma di partecipazione larga. E noi oggi questo problema, questo punto, non lo riusciamo ad affrontare perché siamo imbattuti e viviamo nell'epoca della distorsione delle parole, nell'epoca della distorsione dei ragionamenti, ma nell'epoca anche della smaterializzazione dei ragionamenti, in cui le persone non si riconoscono più molto spesso in quello che diciamo. Questa roba la diceva già Brecht, probabilmente, quando diceva che abbiamo perso un po' il senso delle nostre parole d'ordine, che il nemico molte di queste parole le ha trasformate e le ha fatte sue. Ma noi dobbiamo ritrovare un ragionamento e un discorso che ci permetta di tornare a costruire un'azione collettiva, indipendentemente, poi che ora forse dirò una blasfemia, indipendentemente se siamo più conservatori o più progressisti, ma è in crisi il sistema politico, in crisi non soltanto il sistema politico, ma in crisi il sistema di dialogo. Se vi ricordate, prima del 2019 noi facevamo una grande campagna, c'era una grandissima campagna in giro contro i discorsi di odio, contro le fake news, quelle di Trump, contro una distorsione appunto, e provavamo a ricostruire delle regole per avere un rapporto e un dialogo comune, civile, quotidiano con le persone, con tutti quanti noi, tra di noi. Questa cosa oggi, dopo la pandemia, è ancora più importante, ancora necessaria. E Alfonso, in questo libro, la tratta veramente molto bene, e io mi riprendo un po' a quello che diceva sul tema appunto proprio della catastrofe e della speranza, perché poi sono queste le parole d'ordine, anche si capiscono anche dal titolo del libro. E come diceva Canetti, la prevenzione e l'immaginazione per contrastare la catastrofe, ma per alimentare e costruire anche la speranza. Ecco, noi dobbiamo fare prevenzione quando parliamo, quando discutiamo, quando ci troviamo a costruire ragionamenti logici, personali, ma anche collettivi, e dobbiamo utilizzare anche l'immaginazione per costruire appunto questo percorso, perché è difficile farlo, perché poi nelle parole, nei ragionamenti, nella logica dei ragionamenti si mettono in mezzo tantissime cose, dalle condizioni psicologiche alle condizioni sociali, si mettono in mezzo i rapporti di comunicazione, c'è un mondo, ma noi dobbiamo provare a utilizzare la nostra immaginazione per costruire e ricostruire questo discorso e questo ragionamento collettivo, che era un po' quello che facevano i nostri nonni, i nostri bisnonni, quando dopo le giornate di lavoro si ritrovavano in cucina, si ritrovavano a fianco a un tavolo e parlavano tra di loro, sia di quello che avevano fatto, ma anche della loro vita quotidiana, ma anche delle leggende, delle storie locali, territoriali. Noi dobbiamo ritrovare un senso delle parole, e il senso delle parole lo possiamo fare attraverso un'operazione di studio, che è importante, e qua il libro di Alfonso ci viene incontro e ci dà una grande mano, ma allo stesso tempo lo dobbiamo fare anche nella ricostruzione di un discorso che sia comune e che trovi praticità nella vita quotidiana di tutte e tutti quanti noi. Per questo veramente grazie ancora Alfonso di questo libro, che è importantissimo, e spero veramente che noi possiamo costruire intorno all'utilizzo delle parole, all'utilizzo del discorso, alla costruzione di un discorso comune, possiamo costruire una vera e propria battaglia che non sia soltanto generazionale, ma che sia anche soprattutto culturale all'interno del nostro paese. Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, il libro del quale stiamo parlando si sviluppa lungo l'arco di 165 pagine, quindi è un testo asciutto, eppure potremmo parlarne per ore e ore fino a stasera senza annoiarci. Non è una battuta simpatica o minacciosa, perché chiunque abbia letto questo libro vi ha trovato una quantità di spunti concettuali, testuali, fattuali, suggestivi, anticonformisti soprattutto, e in parte anche poco noti, salvo a chi ovviamente ha una conoscenza molto dettagliata della filosofia, della filosofia politica. La partenza, diciamo, il punto di partenza di Musci è queste due parole, dalla catastrofe alla speranza, e quindi intercetta quello che è un sentimento collettivo di tutti noi, e in particolare dei giovani. La catastrofe che quasi ogni giorno ci viene incontro, no, da vicende enormi come la più grande pandemia della storia e una guerra così acre che si sta sviluppando nel cuore dell'Europa, e tuttavia il percorso che Musci ci suggerisce è estremamente stimolante, e anche alla fine anche con un filo di ottimismo. Queste due parole, catastrofe e speranza, lui le colloca in un momento, in un fenomeno, dentro un fenomeno anche questo che noi viviamo ogni giorno in modo molto palpitante, cioè l'aggressione di informazioni che si sovrappongono ora per ora, continuamente. Pensate, io ho fatto un calcolo molto approssimativo, ma insomma alla fine di questo 2022 gli italiani avranno trascorso circa 10 miliardi di ore online. È un calcolo, diciamo, approssimato, probabilmente per difetto o per eccesso, ma insomma la grandezza è quella. E ovviamente tutto questo ci provoca a volte un certo spaesamento, perché ne parlava prima molto bene Di Traglia sulla perdita di senso delle parole. Ma perché? Perché viviamo una stagione nella quale c'è un eccesso di opinione, i fatti contano sempre meno. Oramai, soprattutto nella sfera televisiva, dobbiamo subire noi tutti, che qualcuno di noi ci capita, che emettono delle sentenze e poiché io lo dico è vero, e non c'è mai l'onere della prova, no? Dell'argomentazione. Ecco, di questa angoscia Musci si fa portatore per provare a trovare una via d'uscita, e questo però è il punto di partenza, secondo me, molto stimolante. I due punti, cioè dalla catastrofe alla speranza. Infatti mia figlia, che ha 25 anni, quando ha visto il libro sul tavolo, la parola speranza l'ha un po', diciamo, incuriosita e anche in qualche modo impaurita, perché non riusciva a vederla nel suo orizzonte di ragazza assolutamente combattiva e tuttavia impaurita. Noi viviamo una stagione nella quale c'è una quantità di emittenti che non abbiamo mai avuto nella storia del mondo, emittenti di notizie, di informazioni, e quindi il senso di spaesamento. Questo in qualche modo Musci cerca di affrontare. Io indicherò rapidamente le pagine che a mio avviso sono più interessanti e stimolanti. Ovviamente contribuisce a questo spaesamento il fatto che coloro i quali in qualche modo aiutavano ad una gerarchia delle informazioni, a dare una gerarchia alle informazioni, cioè il mondo dell'informazione, vive una sorta di parziale delegittimazione, no? Lo dico, una volta si diceva, l'ho sentito alla radio, l'ho letto sul giornale, l'ha detto la televisione. Oggi queste frasi le sentirete sempre meno e sempre con maggiore scetticismo. Quindi c'è una legittimazione di tutte le elite
compresa quella dell'informazione, che ovviamente si è guadagnata questa, anche questo scetticismo, con una faziosità a volte riprovevole. E questo spiega anche i palinsesti personalizzati che i giovani hanno, che sono sicuramente superiori a quelli di noi che hanno qualche anno in più, nel senso che ad esempio il successo straordinario che stanno avendo i podcast in questa stagione, che cosa rivela? Rivela un'esigenza di costruirsi un proprio palinsesto informativo. Ognuno, allora che crede, nel momento che crede, va a cercarsi, e ovviamente anche i libri appartengono per fortuna a questo possibile, anzi questo diffuso, sempre diffuso palinsesto personale. E allora Musci prova a mettere ordine. Naturalmente questa parola lui la rifiuterebbe, così come parole d'ordine, se mi consente di traglia, parole, devi dare un senso alle parole, ma parole d'ordine, ovviamente tu per fortuna sei un giovane che fa politica e che hai anche le idee molto chiare, quindi a te stanno a cuore anche le parole d'ordine oltre alle parole, quindi non è un rimprovero, lo dico semplicemente che dovendo interpretare Musci più le parole che le parole d'ordine. E quindi Musci ci propone quella che lui definisce una cassetta di concetti utensili, e il lettore potrà bracconare in qualunque direzione. Ecco, questo è molto bello, questo fa parte dello spirito del libro, bracconare no, tra concetti, stimoli, letture. E d'altra parte chi fa la selezione è Musci, è una personalità che merita, che ha una forte originalità, che merita una qualche sottolineatura, perché è un intellettuale con una forte passione politica. Intellettuale è una parola che vive stagioni di fortuna o di sfortuna. Adesso in questa stagione, insomma, stiamo a metà strada. L'intellettuale è un termine che definisce un ambito, l'uso di una facoltà, l'uso dell'intelletto. E naturalmente non tutti gli intellettuali sono colti, non è automatico che un intellettuale sia colto. Ecco, Musci è un erudito, è di più che colto. Nel campo filosofico storico effettivamente si avverte da questo libro che cosa? Uno che ha letto tanto e che ha avuto la capacità e anche l'umiltà, direi, di estrarre l'essenza di tante letture in questo alfabeto. E però naturalmente il viaggio che Musci ci percorre non è una selezione tra il meglio di Gramsci, il meglio di Croce, il meglio di... No, sono ovviamente delle cuciture che lui realizza per poi esprimere anche una sua particolare filosofia alla fine, che dirò, e quindi ci sono brani, diciamo, di autori profetici, Nathan Wolff sulle malattie infettive, Sarah Ford sulle cicliche estinzioni di massa. Ovviamente ci sono citazioni chiosate debitamente di Croce, di Giganti, di Marx, di Croce, di McLuhan, e poi ci sono alcune pagine, se mi consentite, strepitose. Quelle tratte dal Jungle di Upton Sinclair sul macello di Chicago. Il macello di Chicago è scritto, no, nei primi del Novecento, questo viaggio in mezzo alle ossa, alle pelli del... E come tutto questo poi venga trasformato e diventi industria alimentare. Pagina straordinaria. E come straordinaria è quella di Gramsci sulle trasformazioni molecolari, cioè sulla rottura interiore che ogni persona può subire nel momento in cui viene investito da un ciclone. Ecco, Gramsci fu rinchiuso da Mussolini, dal fascismo, nelle carceri, e quindi avverte su se stesso un mutamento nella proprio approccio alla vita, alle cose, da questo ciclone che lo ha investito, e riflette. E quella pagina, devo dire, non l'avevo letta, è straordinaria, e l'ho voluta rileggere 3-4 volte, oltre che, ecco, tutto quello che noi stiamo dicendo è tutto vero. Io oggi ho acquistato 4 copie perché ho fatto diciamo scorta per Natale, perché intendo regalare questo libro così ricco.
E poi ci sono tante altre perle, l'epigramma di Ospit Mandelstam, la pronuncia ovviamente ce la garantisce Mushi, che è un poeta russo, vittima delle purghe staliniane, sterminio di milioni di cittadini sovietici, che è una delle più feroci tragedie della storia dell'umanità. Poi c'è il richiamo ai racconti di Odessa, di Isaac Babel, le splendide pagine di Canetti, di Nietzsche. Naturalmente tutto questo è spiegato, è inquadrato, è contestualizzato, ecco perché non sono delle semplici citazioni abbandonate a se stesse. E ogni capitolo, diciamo, ha grandi motivi di interesse. Si parla di economia globale, di cambiamenti climatici, di intelligenza artificiale, di politica in tante declinazioni, con un'attenzione speciale per il pensiero appartato e anticonformista, e quindi provando a seguire l'indicazione di Canetti, che vi citerò perché è molto bella, me la sono segnata. Canetti ci invita a pescare solo ciò che i secoli avrebbero volentieri dimenticato, perché le realtà più pure, le voci più originali, riposano inascoltate come scarti nella polvere dei secoli. Una bellissima citazione che però ci invita a un pensiero non conformista, appartato, dimenticato, non per questo diciamo originale, perché ci possono essere delle pagine dimenticate che non meritano attenzione, e tuttavia per Canetti e per Mushi invece sì. E quindi Mushi sceglie un filo, questo alfabeto, ci porta lungo la sua strada, la sua filosofia, e attraverso le sue cuciture ci porta al senso di questo libro, che è sintetizzato da una frase bellissima: il lavoro culturale è vincere ogni giorno la meschina mania di trinciare giudizi e condanne. Attenzione a questa frase, che è molto bella, di Mushi. Ed è una bellissima indicazione di una stagione che è appunto immersa nella reciproca invettiva, nella ostilità pregiudiziale, nelle affermazioni stentorie senza onere della prova, appunto. Io lo dico, quindi è vero. E chi l'ha detto? Me lo devi spiegare perché è vero. E quindi questo invito però di Mushi a pensare prima di emettere un giudizio non è un invito alla moderazione, attenzione, che sembra, potrebbe sembrare un invito a essere moderati, cioè pensa prima di parlare, no, perché se tu pensi, approfondisci, ragioni, ovviamente rendi più radicale il tuo agire, e credo che questo sia il fondo, il senso di questo libro. Ma io vorrei ringraziare prima di Alfonso Mushi l'editore, però non sarei sincero se non confessassi un sentimento anche un po' misero che ha accompagnato la lettura tra ieri e stamattina di questo libro di Alfonso, che è stato un po' di gelosia, perché questo libro, rivela Alfonso per com'è, le cose che sono state dette, le parole che sono state utilizzate somigliano moltissimo ad Alfonso Mushi. E allora mi prendo un po' questa piccola rivincita provando a seguire il filo dei ragionamenti che mi ha suggerito la lettura del libro, incrociandolo anche un po' con il profilo di Alfonso, che per me è prima di tutto un amico fraterno, ma è stato esattamente quello che è questo libro. Un punto di riferimento, un dizionario, una bibliografia, un indice, un alfabeto negli anni in cui siamo un po' cresciuti insieme. La forma diaristica è quella che più si addice ad Alfonso, e ha avuto la generosità di utilizzarla senza alcuna vanità o compiacimento per quelle edizioni, che poi una diaristica, il rischio c'è sempre. Si è detto, Alfonso è una persona vanitosissima, in realtà chi non lo conosce, chi lo conosce lo sa, ma questo libro è un libro di una grande generosità, perché mette le carte sul tavolo di un itinerario intellettuale che non a caso
diciamo, lui data al 2014, quando affronta tutta una serie di riflessioni socio-economiche, geopolitiche, l'interrogazione sui classici, sulla scienza, sulla fantascienza anche, a un certo punto fa capolino in questo libro ed è molto importante e si incrocia poi con la cronaca, la politica, tu ricordavi la crisi energetica, ma cioè sono pagine sulla sporca guerra di Putin, e intreccia una ricerca invece scientifica che Alfonso ha fatto, di cui qui si intravedono tutti i materiali intorno a due figure sostanzialmente, e due libri che vanno ricordati di Alfonso, quello, non so se era il 2018 o il 2019, su Croce, la coscienza del sé, appunto le indagini sul Benedetto Croce, e poi quello che veniva ricordato su Canetti, il pescatore nei secoli. E vabbè, su questo poi ci ritorno brevemente, ma lo dico perché diciamo, questo libro è un intreccio, anche se è difficile a volte diciamo, ricostruire in maniera molto chiara la trama, l'ordito di questo intreccio, tra due cose che attraggono Musci in maniera prepotente, come attrassero le generazioni degli intellettuali del secolo scorso, che lui ricorda, a partire da Rosario Hillary e da altri, cioè tenere insieme il mondo storiografico con il mondo storico che Alfonso vive, e vive con una passione di militante, perché questo è Alfonso Musci in primo luogo, un militante nel suo lavoro intellettuale, nel suo lavoro culturale, un militante politico. E l'idea di un alfabeto nasce proprio da questa militanza. C'è quella pagina di Bianciardi che lui ricorda sul lavoro culturale, bellissima, adesso io non la leggo perché spero di poter leggere qualche altro pezzo, ma che in fondo che rivela un po' diciamo, l'origine di questo libro. Cioè, se alla parola analfabetismo sostituiamo, o meglio, aggiungiamo l'aggettivo politico, si capisce perché Alfonso fa questo libro in un momento in cui, diciamo, ci sono leader politici che hanno scritto più libri di quanti ne hanno letti, molto spesso, diciamo, hanno scritto un solo libro, e nel momento in cui appunto c'è una caduta nella cultura politica diffusa, nella cultura politica di massa, frutto di quei mutamenti delle forze politiche. È un compito che si dà a Musci, anzi a un certo punto lo dice che dovrebbe essere quello di ciascuno, che un politologo, il filosofo della politica, quello che scrive i libri di politica dopo averli letti, dovrebbe assumersi la responsabilità di discutere con gli altri, un po' quello che invitava a fare Bianciardi, scoprire per esempio che non tutto può essere liquidato come antipolitica, e lui ricorda le parole e le considerazioni di un politico di Thomas Mann su questo, o addirittura l'inimicizia nei confronti del potere di Elias Canetti come una forma altissima in realtà di politica, non di antipolitica. Questo perché diciamo, avverte un vuoto Alfonso, forse che è il vuoto di un soggetto collettivo organizzato, un po' di un intellettuale collettivo, che un po' forse quello a cui alludeva anche Ludovico Ritraglia, e avverte la necessità appunto di superare alcuni punti ciechi. Come lo fa? Assumendo questa lezione, che è quella di pensare per catastrofi. Alfonso è uno che spesso pensa per catastrofi. E in questo c'è una critica anche molto forte al pensiero politico classico, che ha, a un certo punto dice Alfonso, eliminato il presupposto socratico del giudizio morale sulle cose che stiamo giudicando nel mondo, e ha ceduto il campo interamente invece a una meccanica dei rapporti di forza della realtà effettuale. Sembra quasi una critica a quell'amatissimo Machiavelli, che in realtà era uno che pensava per catastrofi,
che aveva la capacità di pensare del catastrofi e di calare nel mondo storico che viveva questa sua capacità di immaginazione. L'immaginazione, il rischio, il prevedere è un esercizio, certo un esperimento mentale, come dicevi tu, ma dovrebbe essere anche un grande compito di una politica che spesso si trova invece priva di strumenti che sono proprio il frutto di questa perdita di capacità di immaginazione. Ci sono le pagine bellissime sulla pandemia che Alfonso ricorda, lui dice noi non l'abbiamo previsto, ma c'erano tutti gli elementi per i quali noi potevamo prevedere. E prevedere significa anche appunto avere questa consapevolezza storica delle cose che sono già accadute. A me ha colpito in maniera fortissima, avendo seguito come tutti noi credo la tragedia di Ischia della scorsa settimana, le pagine di Benedetto Croce sul terremoto di Casamicciola e sul sei sopravvissuto a quel terremoto, che sono parole che potrebbero essere scritte meglio di come forse le scritte chiunque oggi abbia raccolto la cronaca di quelle famiglie proprio a Casamicciola, vittime della tragedia che è accaduta. Noi siamo anche la pagina di Gramsci, che tu ricordavi, è una pagina molto bella perché ci interroga su una questione di fondo, cioè che è la questione del naufragio, e cioè sul fatto che le persone possono essere diverse, molto diverse, prima e dopo il naufragio, per quella trasformazione molecolare che subiscono, a cui Alfonso oppone una resistenza molecolare. Questo è un po', diciamo, non voglio svelare la fine del libro, ma è proprio questo il senso di fondo. E noi, diciamo, ci troviamo in questa condizione di non sapere se stiamo vivendo prima o dopo il naufragio, perché viviamo contemporaneamente sia prima che dopo il naufragio, prima e dopo le crisi e le catastrofi che per esempio la nostra generazione ha attraversato. Si è affacciata al mondo e alla maturità nel 2001 con la grande crisi geopolitica, nel volgere di pochi anni ha avuto la grande recessione, la crisi climatica, la crisi pandemica, oggi la crisi che arriva persino alla minaccia incombente della catastrofe nucleare. In questo zibaldone però appunto di Alfonso non c'è pessimismo, questo è un punto decisivo, e non c'è pessimismo, io credo, anche per quell'esercizio che Alfonso fa di questa parola che dobbiamo imparare a, almeno io ho imparato, sulla quale ho imparato a riflettere, che è l'ucronia. Alfonso preferisce l'ucronia all'utopia, e semmai quando parla di utopia ne parla con un bellissimo riferimento di Keynes sull'utopia gradualista, che l'ho trovato veramente interessante. L'ucronia che cos'è? È la storia che si fa con i sé. Però appunto, ripeto, lo dico ancora, non è solo l'esperimento mentale, che è pure, diciamo, uno strumento dello storico necessario e fondamentale. Lì c'è proprio la radice politica, profondamente politica, del pensiero di Alfonso, e cioè il fatto che le cose sono andate così, ma le cose potevano andare diversamente, e le cose potevano andare diversamente se proprio la politica, che è la capacità di unire l'immaginazione alla realtà o di trasformare l'immaginazione in realtà, avesse fatto il suo compito. Non a caso, diciamo, l'ucronia compare per la prima volta in questo testo con una domanda: e se avesse vinto Di Vittorio, dice a un certo punto Alfonso, che è un tema, guardate, straordinario nella storia della sinistra italiana. Con Alfonso ne abbiamo parlato molte volte, noi penso che forse tu lo pensi ancora, che il vero leader mancato della sinistra italiana sia stato Di Vittorio, per quel legame indissolubile con la vita offesa, con le vite offese, che è poi il tema, diciamo, che appassiona ancora di più politicamente, filosoficamente Alfonso. In quel richiamo alla fine del mondo di De Martino c'è anche la fine del mondo politico, la fine di quel tipo di sinistra,
e a un certo punto in un altro appunto Alfonso parla di questa malinconia della sinistra e dice una cosa molto bella e che diciamo io trovo particolarmente attuale in questo momento, che oltre alla malinconia, se qualcosa resta, è qualcosa che bisogna far nascere senza il rancore epigonale degli sconfitti, questa è la frase che mi ero appuntato, perché appunto diciamo, è in questa riflessione sempre attuale che diciamo, hai bisogno di ricostruire questo filo con una vita offesa che continua ad esserci. Alfonso lo fa anche per il dovere di storico a un certo punto. C'è una pagina, guardate, questa la leggo perché è potentissima. Dice a un certo punto Alfonso, diciamo, quando si assume il compito, anche lui con tanti altri prima di lui, di dare parola alle vite offese e di fare, diciamo, adesso non ricordo la frase di Canetti, il contropero alla storia, o comunque non lisciare il pelo troppo lucente della storia scritta dai vinti, dice, questo si può fare persino per convenienza degli storici, come un riparo dalla rabbia differita dei dannati della terra che un giorno potrebbe esplodere anche contro gli storici del passato, e richiama figure straordinarie, le vene aperte, l'America Latina di Galeano e tantissime altre storie. Vabbè, spazzolare la storia contropelo è una cosa che è fondamentale, diciamo, per poi arrivare al presente e per svegliarsi dal torpore di quella vita comoda che ci sta portando all'annientamento, perché poi questa è, diciamo, la lezione di Canetti che Alfonso traduce in politica, cioè sostanzialmente che noi stiamo arrivando alla catastrofe non solo a causa di un atto deliberato, ma per l'inconsapevolezza e l'incoscienza che l'ordinario svolgersi delle nostre attività umane rischia di portarci lì. E in questo lui ci vede quella cilia, che è la pigrizia del cuore, che non è la pigrizia del cuore, è anche la pigrizia della mente rispetto alla grande questione dell'ambientalismo, al fatto che la frontiera degli oppressi si sposta sempre, adesso arriva agli animali, e che lì ci sono nuovi diritti per i quali combattere, perché sono i diritti delle nuove generazioni, sono i diritti di chi non può rivendicare quei diritti, quelli che verranno dopo, oppure gli altri animali. E lì c'è tutto Alfonso, perché che a un certo, guardate, ci dico quest'ultima cosa perché la sto facendo già troppo lunga. Emanuele Macaluso, a cui volevamo bene molto entrambi, quando lo vedeva ed era molto appassionato dei suoi studi su Croce, diceva: ma somiglia sempre più a Croce, diceva così. E invece adesso Alfonso somiglia sempre più a Canetti e sta assumendo anche quella cosa dell'ascolto musicale, di questa passione per le devianze che non a caso trovano riparo poi nelle catastrofi. E lì comunque sviluppa, secondo me, proprio su tutti questi, su questo groviglio di suggestioni, di passioni, di interessi, se io proprio dovessi trarre il filo con cui concludere, è un filo di pensiero politico che io trovo attualissimo. Ed è, diciamo, questo, cioè in fondo potremmo definirlo così, un filo di pensiero politico ecosocialista, cioè Alfonso ci chiede questo, cioè mettetelo insieme questo lavoro con quest'idea ecologista e socialista insieme, che a mio avviso significa una cosa molto semplice se volessimo utilizzare uno slogan in questo momento storico: tenere insieme la preoccupazione per la fine del mondo e la preoccupazione per la fine del mese, perché sono le due cose che oggi non si tengono insieme. Cioè la preoccupazione per la fine del mondo viene messa in contrapposizione molto spesso alla preoccupazione per la fine del mese, il gioco che sta facendo la destra, cioè che la transizione ecologica, la sfida dello sviluppo sostenibile è qualcosa che si possono permettere solo un lusso sostanzialmente. E invece no, perché è un intreccio profondissimo con la vita offesa di chi subisce più di altri questa trasformazione in cui è inserito e alla quale non riesce a reagire. Alfonso suggerisce anche alcune prassi per farlo. Una è quella
del dialogo, uscire dal fortino, perché in una riflessione sulla montagna incantata, sulla montagna magica di Thomas Mann, dice a un certo punto, se, adesso cito a memoria perché non possiamo prendere perché il tempo si è fatto lungo, dice, se sapessero quello che ci fanno i nostri vicini dormiremmo col fucile sotto, ed è esattamente così, uscire dal fortino proprio delle montagne, perché abbiamo bisogno di dialogare. E l'altra prassi che Alfonso suggerisce è quella del riuso, del riutilizzo, non la demolizione ma l'utilizzo di queste macerie per ricostruire. Lo dico a proposito delle cose che dicevi tu, Ludovico, cioè la ricostruzione. La ricostruzione si fa con il riuso, e questo riuso è una pratica politica, è un'ecologia politica che ci suggerisce Alfonso. Ho chiuso con facendo parlare lui in questa pagina bellissima finale dedicata a Giobbe, in cui a un certo punto, mentre sedeva prostrato, Giobbe dice: forse che dobbiamo accettare solo il bene da Dio e non accettare anche il male. E Alfonso: oggi quest'ultima frase dovremmo rovesciarla e incarnarla. Forse che dobbiamo solo accettare il male dall'uomo e non accettare anche il bene. Lì è la logica della speranza, del riscatto del male, la potenza del negativo. Cioè, raggiunta la condizione di distruttore del mondo, l'uomo, in cui Alfonso con questo libro esprime un atto di fede nella capacità dell'uomo, nell'agire umano e dunque nella politica, può di nuovo scartare. E nel momento in cui è diventato distruttore del mondo, si è avvicinato a Dio in questa sua opera maligna, può diventarne il custode, come Giobbe, con cui in una metafora finale bellissima ci dà questo messaggio di speranza. Come avete capito, dalla catastrofe alla speranza non parlava del congresso del PD, non parlava della sinistra italiana, ed è stato per me anche una bella boccata d'ossigeno, per cui lo ringrazio.